Nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna. Inizia una nuova giornata, per il nostro intrepido contadino, che messo subito al lavoro, si trova alle prese con il suo futuro raccolto. E dopo una bella annaffiata, ecco che inizia la creazione di due contenitori della differenziata, che permetteranno al nostro giovane galletto ruspante, di tenere il tutto più pulito. Iniziamo bene. Il cagnolino m'ha fregato. È già da un po' che sta qua dentro. Ha mangiato come un maialino. Gli ho preparato anche qualcosa di buono. Questa sera terrò lei con me. E domani, domani ti porto dal dottore. E poi sì che saranno guai. E anche per te appena ti prendo. La zamba? Ah, ma sei intelligentissima tu. Vabbè, mi prepara il lettuccio e ci vediamo tra un po'. Questa notte ho dormito con la porta aperta, perché praticamente la piccolina sta qua. Mi ha fregato le coperte e mi ha fatto dormire con la porta aperta. Qualche ragno mi è camminato sopra, ma vabbè. È accettabile questa cosa. Ma buongiorno. Come va? Ah, bravo, sì, con la coda puliscimi tutta la casa, sì, così. Buongiorno anche a te, mondo splendido. Puah, che meraviglia. Ma che ci pensa? Siete quasi uguali. Andiamo? Oh. Oh, mamma mia, Laika, se non mi assisti oggi non arriviamo più da nessuna parte. Direzione San Nicandro. Va bene? Eccoci qua, siamo arrivati. Sei pronta per la tua prima visita medica? Ci troviamo nell'ambulatorio della veterinaria Francesca Decato. Ed eccola qua, la grande Francesca, che oggi ci assisterà con il nostro cucciolotto per vedere che problema c'ha e se possiamo intervenire in qualche modo per curarlo nel miglior modo possibile. Sicuramente è pieno di vermi, che guarda come ha atteso la donna. Ok, però ci sta un cagnolino che sta fuori. Se magari non vuole mangiare. No, mangia. Okay. A mangiare mangia come un maialino. La contratta di sverminante, dopo di questa deve... No, se l'è mangiata proprio... Sì, perché ce le mangiano tutto. Ecco qua. Finiscila. Dopo di questa ti potrebbe cacciare dei vermi, delle feci, okay. Non ti spaventare. Sì, sì. Tra un po' da 3 giorni gli mettiamo a dare una fialetta. Ah, eliminata. Ecco qua. Se tutto va bene, tra una settimana è vaccinabile. Ok. Il cane ha ricevuto le sue cure, sta bello tranquillo, è stato spulciato, sverminato. E quindi direi che è arrivato il momento di salutare Francesca e forse ci rivedremo in questi giorni, perché se tutto va bene forse lei resta con me. Buongiorno. Ah, ora ti sei svegliata. Eri. Oppla, mamma mia, quanto puzza. Oppla. Ah. Bah, picciola. Ciao papà. Il cane resta un attimino qui con papà e noi nel frattempo andiamo a prendere le cose di cui abbiamo bisogno per iniziare questa nuova giornata. Ok, possiamo iniziare. Direi che è arrivato il momento di iniziare il nostro lavoro e di provare a costruire un armadio fai da te con materiali di riciclo. Speriamo bene.
Prima di iniziare però voglio rispondere a un paio di domande ed affermazioni che mi avete fatto nello scorso video riguardo ai gatti e alle nostre galline. Mi avete detto che ultimamente le sto trascurando, che non le do le giuste attenzioni. Aliu, ma questo che state guardando è un video? Anche io, come voi, ho 24 ore nella giornata da utilizzare per fare tantissime altre cose. Quindi non vi preoccupate, perché se le galline stanno bene, i gatti pure stanno bene, ed è da anni che stanno questi gatti qua, vuol dire che li trattiamo bene e che ricevono le giuste coccole. Non penso che vi abbia mai mostrato che vado a fare la pipì e la popò, però vi assicuro che le faccio. Mi avete chiesto di portarli con me in campagna e la risposta è assolutamente no. Prima di tutto perché i gatti sono di casa, sono casalinghi e nemmeno sotto sforzo verrebbero in campagna. Ma a parte questo non posso portarmi sul mio posto di lavoro, perché io sto provando a lavorare in campagna, a coltivare più cose possibili, degli animali che poi devo andare a badare a destra e a sinistra. Tanto qui la casa è davvero molto grande, c'è papà che se ne prende cura e quindi li lascio qui dove sono nate, perché quei gatti sono nati appunto in questa casa. Stessa cosa per le galline, momentaneamente ho deciso di lasciarle stare qua, semplicemente perché in campagna ormai sto coltivando delle cose e portare le galline vuol dire morte certa per tutte le piantine che ho piantato, perché non voglio chiuderle in gabbia, voglio lasciare la giusta libertà e penso che qui abbiano più spazio che da in nessun altro posto esistente nel mondo. Stanno benissimo, stanno sempre a gironzolare, a nascondersi, e infatti lì mi sa che c'è la nera all'angolino, eccola là, la rossa se non sbaglio si è intrufolata sotto la casetta, perché infatti c'è il cane che forse la sta cercando, e la bianca solitamente si posiziona dentro qua. Eccola qua. Quindi non vi preoccupate, gli animali stanno bene, se stanno bene li lasciamo stare così come stanno. Allora, l'idea è questa. Praticamente ho questi compensati che comunque erano stati buttati ed è un peccato non poterli riutilizzare perché sono buonissimi, e voglio costruire una specie di armadio che mi permetta di mettere appunto un po' di vestiti e di intimo, tipo calze e mutande. Utilizzeremo questo pezzo come schienale, così sappiamo che il nostro armadio sarà alto più o meno 1,70 m. Poi ci costruiremo tutta la struttura che poi coprirà il tutto. Quindi mettiamoci al lavoro e vediamo che ne viene fuori. È andato. Oh. Ritagliato il tutto, direi di passare alla fase successiva. Puliamo un po' sti cosi qua. Devo fare complimenti a questo trucciolato che ha più di 40 anni, e lo so perché i giornali che c'erano sopra erano datati 1980 ed è super resistente, non ha muffa. Unico problema, raga, che i giornali sono davvero incollati e non riesco a toglierli. Allora, ho preso un po' d'acqua tiepida e direi di provare ad ammorbidire un attimino la carta. Come prima cosa eseguirò dei tagli con questo taglierino sulla carta, per permettere all'acqua di filtrare meglio appunto sotto la carta. Ma più o meno non se ne viene tutta, però. Mi sono tutti scatola, non ce la faccio più. Sto cercando di rimuovere la carta, voglio, ma è un'impresa, proprio un'impresa, quindi mi sono stufato e basta, la lascio così come sta, basta. Questa è tutta quella che sono riuscito a togliere, quindi come non frega a me. Oh, oh, questi sono tutti i componenti del nostro armadio. Li ho tagliati tutti
E io non me ne frega niente se è rimasta attaccata la gatta. Veramente, oh, guarda, mangi proprio. Comunque, fatto questo, direi di riportare il tutto in campagna, così iniziamo il montaggio e prendo anche un po' di carta adesiva, così almeno copriamo tutta sta schifezza. Mamma mia. L'idea è quella di creare una cornice che mi permetta appunto poi di fissare tutte le pareti e le cose varie del nostro armadio. Che schifezza! C'è solo un piccolo difetto, è che questo armadio è pieno di difetti. L'idea è buona, la struttura è venuta abbastanza bene, è super resistente, qui c'è anche un cassetto, eccolo qua, e sotto c'è uno spazio vuoto che al momento verrà chiuso, ma più avanti, adesso perché non ne ho portata di mano, metterò delle cerniere, così potrà essere aperto e chiuso per metterci le scarpe all'interno. A me piace! L'unica cosa che non mi piace è che per via della carta che c'è sotto, ma soprattutto per via di questa carta che ho comprato low cost, che è più sottile lei che e fa proprio schifo e non attacca da nessuna parte, sta venendo una schifezza. Non mi piace per niente, quindi gliela do vinta. È la guerra che vuoi, è carta contro carta. Avrai. Sto per fare una pazzia, non so a cosa vado incontro, ma se il giornale vuole la guerra, allora il giornale avrà la guerra. Ti faccio vedere. Ciò che sto per fare è altamente pericoloso ed è dovuto a una crisi isterica, quindi vi consiglio di non farlo a casa. Ma tu mi guarda un po'. Come devo fare? Due scema. Anzi, tre scemi. Il nostro armadio è pronto e io non so se ho voglia di pubblicare questo video, ma se lo state guardando vuol dire che l'ho pubblicato. E niente raga, direi che è un armadio abbastanza colto ed eccolo qua. Ma è bellissimo, che bello, ci sono notizie a non finire qua.
Praticamente domani mattina, quando mi sveglierò, mi avvicinerò al mio armadio, leggerò il giornale e saprò le notizie di ieri. Dopodomani, quando mi sveglierò, mi avvicinerò al mio armadio, leggerò le notizie e saprò le notizie dell'altro ieri. E quando aprirò il mio armadio, saprò le notizie di 40 anni fa. Ripeto, l'idea mi piace, però ovviamente l'esterno del nostro armadio non è bellissimo, ma comunque sia, i giornali danno un tocco di retro, non lo so, ci sta e non ci sta. Per me va bene, va, tanto per quello che ci devo fare. Comunque, direi di mostrarvelo e niente, praticamente queste sono le porticine, ragazzi, c'è un sacco di spazio all'interno, ci ho messo anche le calamite per far sì che le porte si blocchino senza problemi. Ovviamente qui vorrei metterci un pezzo di legno di ferro che mi permetta poi di appendere i miei abiti. Qui ho uno spazio dove appoggiarci le cose e qui ho un cassetto dove metterci poi la nostra biancheria intima. Quindi comunque lo spazio c'è, ne è davvero tantissimo. E qui sotto al momento è chiuso, ma se voglio posso metterci, come già detto, un paio di cerniere che mi permettono di aprire e chiudere e di nasconderci qualcosa di segreto. Come vedete la struttura è bella salda, sta fatta abbastanza bene, però ovviamente raga è materiale di riciclo, difficile da pulire, quindi mi sarei dovuto aspettare che il risultato non sarebbe stato quello che mi aspettavo, appunto. Però comunque sia, anche l'effetto giornale non è male. Approfitto del fatto di aver fatto uno splendido armadio per dirvi alcune cose per me molto importanti. A parte che qui c'è quel cagnolino più grande che pian piano si sta iniziando a far accarezzare, la piccolina è dentro che sta dormendo. E niente, volevo appunto parlarvi un attimino di questi cani, perché comunque nei commenti dello scorso video sono stato un po' criticato sul mio modo di pensare riguardo ad aiutare gli animali. Eppure io fin da piccolo ho sempre raccolto animali ovunque, qualsiasi tipo di animale, senza distinzione di razza o quant'altro, li ho sempre amati nel miglior modo possibile e dato l'occasione a questi animali appunto di avere la loro libertà senza avere delle catene, perché io devo adottare il cane, automaticamente deve restare da me, ma loro devono comunque scegliere se ne hanno la possibilità, ripeto, se ne hanno la possibilità di essere liberi o meno. Lui è un esempio, perché comunque viene qui, mangia, beve, fa quello che deve fare, ma poi non resta qui con me e se ne va per fatti suoi, però comunque sa che qui ha da mangiare e da bere. Riguardo la piccolina, diciamo la situazione è un po' diversa, perché comunque ha bisogno di cure, purtroppo ha dei problemi alle ossa dovuto a una caduta e quindi me ne sto prendendo cura, le sto facendo delle siringhe, le sto dando delle medicine per la sverminazione, poi provvederemo anche per lui se si fa acchiappare. E quindi per il momento la piccola resterà con me, la adotterò, la terrò qui con me, anche perché fin quando è solo un cane posso farlo. Dico questo perché in tanti mi hanno scritto che se io amo gli animali devo raccogliere tutti i randaggi che trovo per strada e me li devo tenere con me, ma non è così, perché comunque dovete conoscere anche la situazione della persona con cui state parlando e capire che tante volte non si può fare il passo più lungo della gamba. Ho già due cani, tre gatti, ho le galline, la campagna mi è stata affidata e quindi in futuro non so se resterò qui, se farò altre cose, e non posso permettermi di accumulare cani solo per il piacere di farlo, per poi trovarmi a lasciare la campagna e a non sapere dove tenerli. Nel mio piccolo io farò il possibile per i nostri amici quattro zampe. Detto tutto questo ambaram, direi di parlare di qualcos'altro, perché praticamente negli ultimi video, diciamo in tutti i video che ho fatto, semplicemente per il fatto che non mi sono mai identificato come un professionista, diciamo che lo faccio anche notare questo, ricevo sempre tantissime critiche non costruttive e vorrei rispondere per il semplice fatto che queste critiche non solo sono fastidiose, ma infangano un pochettino la mia persona. Qualcuno mi scrive che mi deve denunciare per non so cosa. Se non sapete manco le cose, non fate niente. Qualcun altro mi dice che i lavori che faccio non sono professionali, fanno schifo, nemmeno mio papà è capace di fare qualcosa del genere. Vi ripeto, se non sapete le cose, statevene zitti. Perché prima di tutto, mio padre è un ottimo lavoratore, ma al momento non può fare sforzi, ha un occhio solo e già quello che fa è tantissimo. Io non voglio una villa, non voglio il castello. Ho dormito per un anno e passo in tenda e non mi faccio problemi se la casa pian piano se ne va a terra. L'importante per me è portare un intrattenimento che mi renda felice a me e che mi permetta di fare
delle cose che ho sempre voluto fare nella mia vita, che permetta anche a voi di perdere tempo e di sorridere un attimino la sera insieme a me. Se non riuscite a captare questa cosa qua, raga, mi dispiace, ma avete qualche problema, perché se pensate che questo sia un canale di qualcuno che con la sua professione mette in atto determinate cose mostrando come si fanno le cose per bene, per filo e per segno, non avete capito niente. Evitate di seguirmi, evitate di commentare, così non perdete nemmeno tempo. Se invece volete continuarvi a lamentarvi perché non avete niente da fare e volete essere paladini della giustizia e del mondo intero, vi rispondo così come mi avete detto voi a me, che siete degli asini, perché appunto non riuscite a capire queste piccolezze della vita. Ovviamente non ve la prendete, ragazzi, sto scherzando, semplicemente sto rispondendo così come mi è stato detto, appunto perché mi sembra giusto rispondere, e dato che comunque ricevo tantissimi commenti, ovviamente la maggior parte sono tutti splendidi commenti di persone che comunque comprendono quello che faccio, però dato che i commenti ne sono davvero tanti, preferisco rispondere in questo modo, così rispondo una volta e basta. Quindi divertitevi, ragazzi, divertitevi. Ma non restate sul mio canale, perché nessuno vi obbliga se sperate e pensate che io debba per forza portare dei contenuti professionali. Io sono quello che sono e penso che sia bello appunto nel mondo essere diverso dagli altri. Se pretendete che le persone debbano fare cose ed essere come voi volete, allora mi sa che state proprio inguaiati. Ma boh. Laika! Laika! Oh! Non so se ve l'ho detto, ma la cucciola si chiama Laika ed è un nome che gli è stato affidato da alcune persone che comunque avevano già avvistato il cane un po' di tempo fa. Quindi a me piace Laika, quindi si chiamerà così. Laika, siamo pronti per la punturina? Pronta? Pronta? Mi raccomando, se siete sensibili, non guardate, eh? Praticamente dobbiamo fare una siringa per i dolori, dare qualche altra pillola per sverminare il nostro pancino, e a parte questo deve prendere delle pillole per migliorare un pochettino tutta la struttura del proprio corpo. Infatti guardate qua, praticamente la zampa, il plantare della zampa appoggia male, e quindi dobbiamo curarlo un po'. Ecco fatto. Laika, siamo pronti? Ferma qua, ferma. Sì, come te la devo fare sta puntura? Ma sei lunga tu. Ferma, se no te faccio male. Ecco fatto. Non hai sentito niente perché Nazio è un bravo dottore. Tocca pure a te, non ti preoccupare. Coccolino, ti fai accarezzare finalmente. Ragazzi miei, direi che è arrivato il momento di concludere anche quest'altro video. Ho già iniziato a pulire un attimino fuori, ma devo togliere ancora qualche altra sporcizia. E adesso preparo anche qualcosina da mangiare per lei e per me. E niente, raga, mi rimostro l'armadio. E dai, più lo vedo, più comunque mi piace. E non sembra male, dai, ci sta. Ha un effetto davvero molto caratteristico in questa casetta di campagna. Io adesso vi saluto, vi faccio salutare dai due nostri amici a quattro zampe e da questa splendida campagna e da questo splendido sole che pian piano se ne va a casa sua. Detto questo, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!